Con noi c'è veramente un amico. Allora, in radio, quando uno dice queste parole, a volte fa un po' parte del gioco, no? Dire, vabbè, con me c'è un amico. No, in questo caso è un amico vero, vero, vero. Alessandro Vacca, detto solo Vacca, però. Che strano. Che strano, Max. Che strano. Hai visto, Ale, che ci sono poi gli artisti tipo Jovanotti, che a un certo punto si fanno chiamare con il loro nome. A me mi avete sputtanato dall'inizio, lo dite da sempre, e quindi mi avete rovinato la carriera. Infatti, prima non capivano perché Vacca, adesso ormai è una roba, è un segreto svelato. Ciao, come, Max. Come stai? Ciao a te, come stai? Bene, non ci siamo ancora visti... Da quando sei arrivato in Italia? Sì, ci proviamo, però tu tra comunioni, serate, che Max ne ha poche, tipo 20, su 24 ore lui è impegnato, sì, a far serate per 7, poi c'è la TV, la radio e tutto. È vero, finora il nostro rapporto dal tuo arrivo in Italia è stato epistolare. Sui cellulari. Sì, nel tentativo di vedersi, poi fortunatamente facciamo un lavoro che coincide, cioè io faccio la radio, tu fai il cantante. No, io faccio il papà adesso, poi il cantante quando mia figlia me lo permette. Chi ancora non l'avesse ascoltato, il disco si chiama Pazienza, è assolutamente da prendere, il nuovo disco di Vacca, dove appunto ci sono dentro anche tutti questi cambiamenti dei quali stiamo parlando. Sei tornato in Italia per far uscire il disco, per fare della promozione, chiaramente. Sì, infatti disco. Aspetta, Max, mi tolgo le scarpe visto che siamo in diretta, faccio la promozione al mio sponsor. Ecco, esatto. Benissimo, abbiamo altre cose da fare. Vai, dimmi. No, e a fare del live. Sì, sono qui perché sono in tour, quindi... sta andando bene, siamo contenti. Fino a fine giugno, questo giro sono dovuto stare un attimino di più, quindi fino a fine giugno saremo impegnati col Pazienza Tour. Cioè, fai proprio fatica a stare in Italia, una roba pazzesca. Ma tu cosa faresti se posso mio? Vabbè, qui non è garantito più nulla, neanche il caldo a luglio. Ma ci siamo noi, dico... i tuoi vecchi amici. Sì, fratello, però vedi che io, se avessi la certezza di aver te ogni giorno e sapere che io ti becco al bar la sera, invece tu sai suonare in tutte le città d'Italia. Io ho una figlia, non posso mica fare la vita che faccio 4 anni fa, capito? Comunque, allora, tour fino alla fine del mese di giugno, tour che credo, andando sui tuoi social network, si capisce sulla pagina ufficiale di Facebook è Vacca Official, su Twitter che è Vacca Official, su vaccaman.net spero che sia aggiornato, e c'è qualcos'altro? No, penso che sia area di contatto, produzioneoblio.com, questi sono tutti i canali, i link utili per sapere tutto di Vacca. Però ti dico che siamo a Rigenerazioni Sonore, che è un evento organizzato dal comune di Milano. Ok, tieni particolarmente? Sì, che è il 17, quindi settimana prossima, e assieme a me ci saranno Mondo Marcio e Babaman, più i miei, ognuno ha il proprio live, quindi sono tre live alla Fabbrica del Vapore, quindi in centro a Milano. È gratuito l'evento, è organizzato dal comune di Milano, mi devo ricordare qualcosa. Guarda, a me già sorprende già che tu ti sei ricordato tutto questo. Bravissimo. Per quello ti ho fatto la domanda. No, infatti ti ho detto, evidentemente ci tieni in modo particolare. Sì, sì. E infatti l'hai super promosso. Parlavi di un concerto che appunto farai il 17 a Milano. Sì. E parlavi anche di Mondo Marcio. Mi leggo, sì, perché? Perché Mondo è tra i tuoi featuring che ci sono nel disco. Non è l'unico. No. C'è anche Albo nello skit e Albo nella produzione, ne abbiamo parlato prima. Sì. Sono altri artisti, c'è Mischilla. Come li hai scelti a sto giro i tuoi featuring? Ma volevo fare, come sempre, una robina un attimino nuova. Dovevo dare un taglio, tra virgolette, al passato, se volevo cambiare un attimino di più e un attimino incominciare a mettere le radici su qualcos'altro. E quindi ho provato a fare robe un attimino più inaspettate, mettiamola così. C'è Noize in una traccia, e penso sia uno dei featuring più strani di Pazienza, in quanto noi abbiamo sempre fatto due generi diversi. Abbiamo collaborato anch'io nel suo album in una traccia assieme a Antò, quindi sono presente in Monster e ci siamo una questione di rispetto, abbiamo fatto questa cosa qua, e io gli ho chiesto se gli andava di fare la roba, lui gli era piaciuto molto il ritornello di Kill Them All, mi ha chiesto, quando io gli ho chiesto di fare la strofa, lui mi ha chiesto se gli facevo il ritornello per il disco suo. Perfetto. E basta, lui ha davvero professionista, ha dato il 100%, come è stato per Mischilla, come per Mondo Marcio, come per A&R che è in Fiore del Male, ma per problemi grafici non c'è scritto oltre ad essere prodotta da lui c'è anche il featuring. C'è Mad Buddy, che è un altro rapper a cui io devo tanta stima, che è uno dei rapper di punta della scena siciliana, storico,
C'è Giulia Battisti, che è una ragazza nuova che ho deciso di mettere all'interno. Tra l'altro in più pezzi, no? Sì, canta in due, lei. In uno mi ha aiutato nel ritornello, e nell'altro invece mi ha fatto proprio il ritornello e... Va bene, prima parlavi allora di Mondo Marzo. C'è Jamil, che non me lo voglio dimenticare. Ah, ci stavamo dimenticando. Lo sai che quando si parla dei featuring dimenticarne due o tre è il però minimo. Però lui è importante, sì. Perché sono diventato manager e gli sto curando la parte non artistica. Sto proprio curando a livello E dopo di questa cosa, sì, ne parliamo, perché sì. Quando un artista ad un certo punto diventa anche manager, capisce un sacco di cose che non capiva quando era solo artista, sì, secondo me. Te la rifanno pagare come tu l'hai fatta pagare ai tuoi manager. Esattamente. C'è qualcuno che ride. Parliamo ancora del disco. È uscito, i social network ti danno la possibilità di parlare molto con i tuoi fan o di leggere pareri, eccetera. Cosa ti sembra emerga leggendo i commenti di chi ti segue magari da tanti anni anche di questo disco? Ma a sto giro io sono contento, perché ormai da un po' di tempo che ricevo molte meno critiche, se non quasi nulle. Poi gli hater esistono sempre e ti danno motivo di andare avanti, sì, però a differenza di tanti miei colleghi con cui vado a vedere poi i video eccetera eccetera, confrontare i commenti, tutto, non, a parte le antipatie che uno si porta dietro personali, nel senso che non puoi star simpatico a tutti, ovvio. Però non è uscito il primo singolo di questo disco, era Il Faro e il Mare, un pezzo molto maturo, un pezzo incriticabile, nel senso, poi magari in radio non è passato, se lo faceva qualche altro artista italiano più un attimino. Pezzo, scusa se ti interrompo, che non abbiamo in programmazione, ma basta mettere Il Faro e il Mare su YouTube per capire quello di cui sto parlando. E lì già ho dimostrato di essere cambiato, il testo è più una poesia, è tutta un'altra cosa. Più cantato, più sì, forma canzone. Sì, è un'altra roba, è più musica italiana, esatto. Se vogliamo, che di certo non è hip hop, è incatalogabile, perché anche lì non si sa che cosa, un po' come Sporco ai tempi. E di conseguenza i commenti sono positivi, tutto sta andando bene, in questo momento c'è Nella Terra di Bob che sta andando bene, e magari c'è chi si lamenta magari della Terra di Bob e dicono, ma questa è una canzoncina, come esce prima Il Faro e il Mare, ed è troppo perché non hai capito? Allora ci sono questi sbilanciamenti. Vabbè, comunque sei contento contentissimo. Del feedback che stai non avendo? Non sono contento. Qualcuno, quindi la persona che ho io davanti in questo momento, ovvero tu, sì, quando io stavo facendo, guarda che io me lo ricordo, lo so. Quando stavo scrivendo questo disco, mi arrivò, svegliamo questo piccolo segreto, un messaggio da Brigante. Io ero in Giamaica e quel messaggio c'era scritto: ci aspettiamo tutti molto da te. A questo giro non è possibile accontentarsi, bisogna essere soddisfatti al 100%. E questo è stato un attimo la parola d'ordine è stato un attimino il mio motto personale per portare avanti questo disco. E sono molto contento. I pezzi ce n'erano tanti, però dovevo essere veramente soddisfatto. Di questo disco non escludo una canzone. Posso dire che si sente? Sono contento che tu adesso me lo poi dica. Io sono di parte, l'ho rivelato proprio all'inizio trasmissione davanti un amico, quindi vabbè, prendete le mie parole come le volete prendere, però si sente che ci sei dentro al 100%. Sì. Mentre quello che volevo dire poi in quel messaggio è che spesso nell'arte di fare il rap, siccome siete tutti molto bravi a incastrare parole e un pezzo, magari uno non lo sa, ma un rapper bravo come Vacca può nascere anche in un'ora e mezza. In questo giro quello che ti volevo dire, un'ora e mezza era una settimana e mezza. Esatto, proprio questo. Buttati giorno, dentro alla grande. Sì. Ale, ti auguro un buon tour. Grazie, Max. Spero di vederti qualche volta, sì, prima della tua partenza. Incontrarci di persona, sì, passare del tempo. E poi mi auguro anche che accadano delle cose qui in Italia che ti facciano ritornare presto. Ah, speriamo. Quindi, speriamo. Me lo auguro per il paese. Questo sappi che è il nostro intento. Ale, grazie di essere stato con grazie noi. Grazie a te, Vacca, per lo spazio. A 105 Stars, è stato un bel venerdì sera. Noi torniamo domani, come sempre, alle 22. Il Brigante, facciamo come Striscia la Notizia: cioè, il Brigante, il Vacca escono dalla casa.